Questo è Domenico. Ha deciso di intraprendere un apprendistato di 2 anni come aiuto muratore. La scuola finora è stata una lotta per lui. Aiuta volentieri e per questo ha scelto questo apprendistato orientato alla pratica, anche se non è del tutto convinto che sia la strada giusta per lui. Durante la formazione sono richieste soprattutto abilità pratiche. Il suo dinamismo e la sua affidabilità sono apprezzati e il lavoro gli piace sempre più. Dopo 2 anni Domenico conclude la sua formazione con successo e ottiene il Certificato Federale di Formazione Pratica, CFP. Motivato da questo successo, Domenico comincia l'apprendistato da muratore che può terminare in 2 anni, grazie al suo buon risultato finale del CFP. Diventa autonomo e proattivo, con grande soddisfazione del suo datore di lavoro. Dopo 2 anni, Domenico termina l'apprendistato con un attestato federale di capacità, AFC. Ora Domenico lavora da alcuni anni per il suo datore di lavoro, in diversi cantieri, e ottiene sempre più responsabilità, tra cui quella degli apprendisti e del materiale. Su consiglio del suo superiore, Domenico decide di intraprendere la formazione come capo muratore. Si prepara all'esame per 2 anni, continuando sempre a lavorare. Grazie al suo risultato di successo, diventa capo cantiere sul posto e ora deve assumere anche incarichi di conduzione. Come conseguenza positiva, guadagna inoltre anche parecchio più di prima. Domenico può guardarsi indietro e vedere una carriera professionale di successo. L'approccio alla professione tramite il lavoro manuale era proprio la scelta giusta per lui. L'apprezzamento del suo lavoro e la connessione con la pratica gli consentono di crescere anche a livello scolastico.